magari veramente l'ultima canzone. Grazie di cuore per essere stati qua con noi. E se vi è piaciuto 44, se l'avete, non so se l'abbiamo lì fuori in vendita, è un disco che, come dico sempre, mi faccio in un minuto portavoce di tanti artisti che sono in giro, anche in Romagna ce ne sono tantissimi bravissimi. La musica liquida, quella che ascoltate e ascoltiamo su Spotify, va bene, va benissimo, però avere qualcosa di fisico in mano, che sia un CD, un vinile, è completamente una cosa, una storia completamente diversa, perché oltre ad esserci tanto lavoro lì, c'è una copertina, ci sono delle foto, ci sono i testi, ci sono i credits di chi ha suonato, di chi ha registrato quel disco, dove è stato registrato, c'è una storia intera. Quindi lo so che magari uno dice i CD non li ascoltiamo neanche più in macchina, perché non sono neanche più lettori CD in macchina, però sono sicuro che avere un oggetto, poi tra l'altro oltre a, c'è una foto bella mia, ma perché ero piccolo, non è perché è stata fatta adesso, quindi la copertina è bella. E poi le grafiche sono state curate dalla splendida Silvia Calzolaio, che è qua. Che ha curato tutti i dischi che ho sempre prodotto. E spesso mi fanno più complimenti per le copertine che il contenuto del disco stesso. Quindi, no, a parte gli scherzi, in questo disco hanno collaborato 22 musicisti diversi. Tutti incontrati in questi anni di condivisione di palchi, di strumenti. E ci sono le parole di Massimo Cotto che introducono egregiamente, direi, questo disco, che si chiama 44 per dei motivi precisi, che se volete poi potete leggervi nel libretto. È anche un'occasione per togliervi un po' di pensieri, dei regali di Natale, con un mese e mezzo d'anticipo. Comprate 44, fate un regalo a qualcuno che ama la musica, e sostenete anche un sogno. Ho scritto questa canzone, che è la canzone che chiude 44, il 17 marzo 2020, quando fuori da casa mia, da casa vostra, regnava il silenzio più assoluto. Casa mia era impressionante perché abito in una strada di passaggio estivo, non ne parliamo, ma anche invernale. E era la notte di San Patrizio e ho ascoltato, non sentivo niente. Ho preso questa chitarra acustica, un foglio, una penna e ho scritto questa canzone qua, che poi è uscita subito il mese dopo per un progetto benefico, insieme a tanti musicisti, tra cui Massimo, Pippo, Elisa, Mario, Paolo Fresu, tanti amici, Leo Mecconi, ed ha aiutato a raccogliere un po' di soldini anche per l'ospedale di Rimini quando era in emergenza Covid. Ma tolto questo, la canzone l'abbiamo poi rincisa insieme a Gianluca Morelli, che non è qua stasera, ma che vorrei fare un applauso perché è stato colui che, senza il quale questo disco non sarebbe stato quello che è diventato. E non è passato poi così tanto tempo, no, da quel 17 marzo 2020. Noi viviamo in un mondo veloce in cui ci dimentichiamo tutti in fretta, quindi essere qua oggi ci sembra quasi una cosa normale. Ricordiamoci che questa è una cosa speciale, nel senso incontrarci, andare fuori a un concerto, vivere le cose che ci fanno star bene. Speriamo che sia veramente l'inizio della fine, no? Arrivare ad essere ad una normalità come la conoscevamo prima ci vuole ancora del tempo, ce ne vorrà. Però voi essere qua stasera siete non solo siete degli spettatori e parte del nostro concerto, siete una testimonianza di qualcosa di importante, perché le passioni vanno alimentate. Noi potremmo essere qua, essere anche, non lo siamo, potremmo essere anche i musicisti più bravi del mondo, ma senza un pubblico non saremmo niente. Quindi, grazie per aver fatto questo concerto di oggi pomeriggio insieme a noi. Vi aspettiamo alla fine per fare due chiacchiere là fuori, se vi va anche due firme, una foto, poi c'è Federico che deve ancora festeggiare. E quindi voglio dirvi grazie dal profondo del mio cuore per il sostegno di oggi, di ieri, di tutto questo tempo qua ed anche quello di domani. Grazie mille, a presto. Giù per strada.
se ti senti troppo stanca, non sarò troppo lontano in questa strana data. Siamo rimasti solo noi a difendere gli eroi. Vinceremo prima o poi. Siamo rimasti noi. Solitaria, che cane giù per strada.